Pronto? Ah, buongiorno, reverendo, certo. Saremo da lei tra circa un'ora, solamente io e il mio fidanzato. Ora stiamo salutando parenti e amici. Sì, ci sarà anche la mia damigella d'onore. Ah, d'accordo, tenga pronta la Bibbia, ci vediamo tra poco. Grazie. Ci siamo, Roxy. Ciao! L'hai fatto di nuovo! Lizzy, non dovevi tornare al lavoro. Sì, infatti, ma poi mi hanno telefonato. Non indovinerai mai che hanno deciso di spedire a Cancun a cercare nuove location. Che cosa? Che fortuna! Ho una suite per tutto il weekend. Oh, fantastico, è grandioso! Mi fa piacere, sono davvero ottime notizie per te e congratulazioni. Come per me, vorrei dire per noi due. Ho qui due biglietti aerei. Inizia subito a fare i bagagli. Finalmente riusciremo a stare un po' di tempo insieme. Ho la sensazione che sarà un weekend ricco di eventi. Davvero? Alan è un disastro. Dobbiamo fermare lì. Senti, non potresti accettare le mie scuse e acconsentire semplicemente a venire via con me, Sai, per non si favore? tratta di accettare soltanto le... E va bene, d'accordo, che razza di uomo rinuncerebbe a un weekend al mare con una ragazza che ama? E quindi, sì, va bene, verrò. Grazie, sono lieta che tu la veda così. D'accordo, ecco, tieni. Questo è l'indirizzo. Perfetto, ma scusa, dov'è questo posto? Beh, ecco, mi hanno chiesto di andare a ritirare alcune cartelle stampa. E tu vieni lì tra un'ora, intesi? È Sì, ci importante. sarò, Bene. contaci. Ah, un'altra cosa. Non parlarne a nessuno, soprattutto ai tuoi o a mia madre, va Ricevuto, è bene? tutto chiaro. Ora vai. Oh, sarà divertente! Ci godremo ogni singolo minuto, lo Sì, sai, vero? penso proprio che tu abbia ragione. Oh, devo Primo bacio. andare. Ora vai. D'accordo. A dopo. Tra un'ora, capito? Non fare tardi. Ciao. Ciao tesoro. Zia Alex, che cosa ci fai qui? Vai da qualche parte per caso? Come ho fatto? Ma non fare l'errore di dimenticare che c'è un limite a tutto. Dell'acqua, per favore. Grazie. Zia, non sto combinando niente, non preoccuparti, è la verità. Davvero? E che cos'è questa storia del viaggio a Cancun, allora? Ecco l'acqua. Grazie infinite. È solo una trasferta di lavoro. Hanno pensato di mandarmi là a caccia di nuove Ah location. sì, sei assunta da una settimana e i tuoi capi ti mandano già in una spiaggia tropicale. Direi che ti è andata piuttosto bene. Beh, mi arrendo. Hai vinto tu, ti dirò la verità. La scopriresti comunque. Sto per sposarmi. Cosa stai per fare? Con Coop. Adesso. Beh, devo sposarmi subito perché altrimenti andrà a studiare in Inghilterra e per noi due sarà finita. So che Coop ci tiene a me e so che quando mi vedrà con il prete magari sarà nervoso e anche sorpreso. Comunque, alla fine sarà contento, ne sono sicura. Ah, santo cielo, non gliel'hai ancora detto. Coop quindi non sa niente. Nel profondo del suo cuore lo sa e il resto verrà da sé, come dicono a volte. Ascolta, Lizzy, lo fai per vendicarti del fatto che tua madre ha sposato tuo nonno? No. Lizzy! Sai, alcuni ragazzi hanno bisogno di una piccola spinta. Fammi gli auguri. No, temo che non ti basteranno i miei auguri, cara. Anzi, a dire la Ma verità, non credo sono che... affari tuoi. Io ti ho detto la verità e so che adesso tu puoi rovinarmi la festa se vuoi. È vero, certo, potrei farlo, hai ragione. E allora dammi un solo motivo per cui non dovrei. Perché probabilmente sono l'unica della famiglia che fa qualcosa per la ragione giusta. Lo faccio perché lo amo. Salve, reverendo Landry. Sono Elizabeth Spaulding, lieta di Salve, conoscerla. Elizabeth. Questa è Roxy. Ah, Roxy. E dov'è il giovane sposo?
Oh, arriverà a minuti. È stato trattenuto in ufficio. Ho bisogno di parlare con tutte e due prima della cerimonia. Certo, perché vuole capire se siamo pronti, vista l'età e se non corriamo troppo. Ma le assicuro che siamo la coppia più seria che le sia mai capitata. Mi dia un minuto per sistemare l'altare. Certo. La chiamerò io quando arriva, d'accordo? Oh, so che fra poco sarà qui, Roxy, e quando arriverà so che dirà di sì. Io me lo sento. Coop. No, tesoro, sei fuori strada. Zia Alex, che ci fai qui? Se pensi di fermarmi, ti sbagli di grosso. No, non sono affatto qui per fermarti, te lo assicuro. Ah, no? Sono qui perché, beh, ho pensato che nessuna sposa dovrebbe sposarsi senza il bouquet. Oh mio Dio, zia, sono bellissimi. Sì, è vero. Oh, sei meravigliosa e direi che è tutto perfetto sì, oggi. Certo. Posso farti una domanda? Oh certo, perché mai non dovresti. Per quale motivo sei venuta qui? Insomma, qual è la vera ragione? Dunque, sono venuta perché... Beh, io credo... che almeno qualcuno in questa famiglia si meriti di essere felice. E sono molto contenta che tocchi a te adesso. Tesoro. Allora, dov'è il tuo giovanotto? Non dovrebbe essere già qui? Conosco Coop. Starà arrivando. Saranno contenti di vedersi.